storia che cambia, siamo noi. Gli esseri umani sono animali, quindi c'è tutto dentro, cioè la gente ha bisogno di avere dei modelli, non che io lo sia assolutamente, non voglio far dire questo, però vuole vedere che si può fare, io ci sono dentro e la vivo, la vedo, mi diverto, parlo con te, ricevo premi, porto in giro il cane, anzi lei porta in giro me, ma gli altri in palla, in effetto palla, che ci vedono? Io penso che loro ci vedano, il fatto che loro possono fare qualcosa. Io lavoro in una clinica, sono un veterinario, lavoro ad Oristano e nella nostra clinica vengono accolti, seguiti e curati anche animali randagi. Uno di questi cani, circa 200 ricoveri all'anno noi facciamo, è Palla. Noi abbiamo una pagina Facebook che era già molto seguita anche prima di Palla, che usiamo per trovare adozione agli animali che arrivano da noi. E quindi avevamo questo circuito virtuoso nel quale Palla è stata buttata come la classica pietra nello stagno e siamo andati a dormire che la pagina Facebook aveva 26.000 mi piace, che è comunque molto per una clinica in Sardegna. E ci siamo svegliati che ne aveva 186.000 e abbiamo dovuto fare proprio la onlus per non disperdere tutto questo interesse che questa cagna era riuscita a coagulare attorno alle vicende di un povero cane randagio che non valeva niente e che si era salvato. La onlus finanzia progetti sugli animali, con gli animali, per gli animali. Tutti gli animali, non cani, tutti, anche noi. E chi se ne deve avvantaggiare di questi progetti? L'animale, in primis, e poi tutti gli altri animali che girano attorno al progetto. È diventata una delle onlus più importanti d'Italia, cioè siamo nelle prime 160 su 45.000 onlus d'Italia. È la prima onlus tra quelle che si occupano di animali non strutturata, che si occupa di volontariato sugli animali. La onlus e la clinica dovete vederle come i binari separati della stessa ferrovia. Il lavoro della clinica, che poi è il lavoro quotidiano di animali in difficoltà, non è niente altro di più che il lavoro di un veterinario. Quello che Palla ci ha dato l'opportunità di fare è di portare fuori dalla clinica il progetto della clinica, naturalmente. Lavoro della clinica, noi siamo 10 veterinari, siamo una struttura di media grandezza, abbastanza grossa in Sardegna. Nella nostra struttura sono sempre stati soccorsi animali randagi. Animali randagi che siano feriti o in gravi difficoltà e che ci provengano da qualche autorità. Quindi le persone trovano animali randagi e informano i servizi veterinari della presenza di questi animali. E noi abbiamo una piccola convenzione che in effetti dovrebbe pagare il primo soccorso, che non esiste il primo soccorso per noi, e noi da lì poi a titolo volontaristico portiamo avanti tutto l'iter di mesi e di adozioni. La clinica c'è da 10 anni, ma noi facciamo, è 30 anni che facciamo veterinari e questa cosa ci è cresciuta un po', ci è scoppiata un po' in mano, insomma. Progetto importante per la onlus è finalmente un progetto di mattoni che si chiamerà appunto il Regno di Palla e sarà un hospice per vecchietti dei canili malati che stanno aspettando la morte, sarà un ostello per animali che sono in attesa di trovare la loro nuova esistenza e poi un orfanotrofio, sempre per cuccioli però in difficoltà. Sarà un bel progetto ed è il primo progetto organico di effetto Palla, perché ne abbiamo fatti altri progetti, però tutti rivolti a altre associazioni. E l'altro progetto che adesso uscirà ed è bellissimo in Brasile, con questa missione che si occupano di lavorare nelle favelas, ormai nelle ex favelas, perché quelle che abbiamo conosciuto noi terribili a San Paolo non ci sono più, però rimane il disagio di persone, di donne che a 25 anni hanno 12 figli di padri diversi. Questo progetto nasce per creare degli assistenti veterinari, che quindi un titolo da spendere nelle cliniche veterinarie e da spendere nei confronti degli animali delle favelas.
cambia è un'Italia che comincia a guardarsi un po' dentro. Ognuno ha il proprio modello e se ognuno di noi riuscisse a realizzarlo, il proprio modello, piccolo, grande, medio, noi non avremmo bisogno di alcun altro modello. Secondo me il segreto delle persone che cambiano è questo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.